boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. Casa del Cinema a un giorno dalla proiezione in anteprima nazionale di Reality di Matteo Garrone con Fulvia Caprara. Fulvia, allora, questo Reality di cui si è tanto parlato e tanto premiato. Infatti, Reality arriva appunto sugli schermi italiani con questo così marchio importante, no? Il Gran Premio della giuria a Cannes, che è veramente un premio molto, molto ambito. Tra l'altro, appunto, Garrone per la seconda volta vince a Cannes. Reality, lui ci ha spiegato appunto che voleva fare una favola, cioè assolutamente allontanarsi da quello che era la verità, anche dura, drammatica, come sappiamo, di Gomorra, e raccontare una favola. E infatti tutto l'inizio del film, tutta la prima parte ci fa entrare proprio in questo mondo fiabesco. Soprattutto c'è una scena iniziale, veramente raccomando a tutti gli spettatori di non perderla perché magnifica, e ci fa entrare in questo universo di persone che vivono ormai, come sappiamo, nell'epoca della televisione, tutti con il desiderio di apparire, esserci, perché si esiste solo se si è in TV. Ecco, diciamo che appunto l'idea iniziale è meravigliosa. Quando poi man mano il protagonista, che crede di poter essere selezionato per una selezione del Grande Fratello, mentre invece poi alla fine questa chiamata non arriva e lui perde la testa, questa è un po' la vicenda in due parole, ecco, diciamo che nella parte centrale forse il film così perde qualche cosa del vigore iniziale, anche perché questa realtà del reality e questa fissazione dell'apparire, appunto dell'esserci a tutti i costi, è una cosa su cui in questi anni di televisione onnipotente ci siamo tutti interrogati molto a lungo, ci abbiamo riflettuto. Quindi forse, ecco, si arriva poi verso il finale, che invece è bellissimo, che ci riporta un po' nell'atmosfera della favola, questa follia del protagonista che non sappiamo più dove andrà a finire, e il film nel finale, ecco, riprende il tono d'inizio. Comunque sicuramente è un film da andare a vedere. Grazie Fulv e alla prossima. Grazie a voi. It's keeping track of the path, watching them, watching back, that makes the world go round. Watch that sound, each time you hear a loud and collective sigh. They're making music to watch girls by.